Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi prepariamo la cheesecake al torrone bianco, golosissima e semplice da realizzare. E se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale e attiva la campanella per vedere i miei futuri video. Iniziamo e per prima cosa foderiamo con della carta da forno la base della tortiera che useremo per fare la cheesecake, che possa essere tonda o quadrata, l'importante è che abbia l'apertura a cerniera. Adesso in un frullatore abbastanza potente, mi raccomando, aggiungiamo i biscotti che frulliamo al massimo della velocità per circa un paio di minuti, fino a ottenere una consistenza molto fine. Tagliamo la prima parte del torrone, prima in faldine, e poi da qui otteniamo dei cubettini, mi raccomando non troppo grandi, all'incirca mezzo centimetro, che uniamo ai biscotti. Sciogliamo per bene il burro. Lo uniamo anche questo ai biscotti, mescoliamo il tutto fino a ottenere una consistenza come sabbia bagnata, quindi un po' più grossolana. Prendiamo la base, mettiamo dentro appunto i biscotti e schiacciamo e livelliamo il tutto con il dorso di un cucchiaio. Riponiamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. In una ciotola con dell'acqua fredda mettete la colla di pesce e la lasciate ammorbidire per circa 10 minuti. Quindi la strizzate per bene e la unite in un pentolino dove precedentemente avete portato a bollore il latte e semplicemente con un cucchiaio la fate sciogliere. Adesso sempre nel frullatore mettete i formaggi, lo zucchero, l'altra parte del torrone tagliata grossolanamente o comunque più finemente in base alla potenza del vostro frullatore. Mettete ovviamente anche il latte con la colla di pesce e frullate sempre al massimo della velocità per almeno 3-4 minuti. Comunque si dovrà ottenere una consistenza molto liscia. Se rimarrà qualche pezzetto di torrone non è un problema. Travasate il tutto sulla tortiera, quindi sulla base di biscotto, e riponete in frigo per almeno 4-5 ore. In superficie dovrà diventare bella compatta. Una volta pronta, ci basterà rimuovere con delicatezza l'anello e se in superficie vedete dei bozzetti, quello non è altro che il torrone non completamente frullato. Adesso tritate grossolanamente pistacchi, noci e se volete qualche mandorla e distribuite tutto in superficie. La nostra golosissima e anche semplice cheesecake al torrone è pronta. Dai, provate anche voi a farla e fatemi sapere come vi viene.